Ciao a tutti. Nel video precedente abbiamo finito il cofanetto. Questo è il venerdì, mi arrivano porta bottigli e cominciamo a fare. Intanto, per non perdere il tempo, faccio un altro cofanetto. Questo è il piedino. Sarà così. Intanto cominciamo. Prendiamo la matita e come sempre famo più o meno mezzo centimetro i bordi. Famo tutto uguale da tutte le parti, pure sopra. Dopo, quando abbiamo diviso i bordi da tutte le parti, prendiamo semicerchio e tutto intorno gli dobbiamo far vedere così. Le dita sempre reggono. Così famo tutto il giro. Quando fate da questa parte, vi può succedere che i pezzettini scappano, ma non fa niente, questo si pulisce con la carta vetrata. Piano piano si fa tutto il giro. Dopo che abbiamo completato, dobbiamo fare di sotto uguale. Qui. I bordi questi non nuotiamo. Dopo facciamo un'altra cosa. Giriamo il cofanetto. Semicerchio. E con stesso lavoro. Così. Fate tutto il giro intorno. Come lo vedete, qui un po' sporco, ma non fa niente. Come ho detto prima, si prende la carta vetrata e si pulisce così, ogni buco. Tanto dopo dobbiamo lavorare con angolare dentro, quindi si pulisce tutto. Ecco, abbiamo fatto tutto intorno. Adesso questi bordi qua li dobbiamo far vedere. Prendiamo il coltello e facciamo sempre un taglio dentro, un po' piegato il coltello deve essere. Così dovete fare da tutte le parti. Il taglio deve andare dentro, come qui abbiamo fatto, uno qua, uno qua. Dopo che abbiamo tagliato da tutte le parti, prendiamo il nostro semicerchio. E con il semicerchio dobbiamo fare
così. Dopo sto lavoro, se il taglio non era tanto profondo, tocca pulire. Così famo da tutte le parti. Io queste parti per adesso non tocco. Dopo lo faccio da solo, cioè, stessa cosa sempre, però faccio da solo per non perdere tempo. Ho fatto qui e qui. Adesso dobbiamo costruire il disegno. Dobbiamo dividere la metà. Quindi qui quasi 10. Più 24, quindi 12, facciamo un segno. Dopo il centro che abbiamo trovato, dobbiamo dividere questi qua. 12, quindi 6, 6 di qua e 6 di qua, pure sopra, fatto uguale. E adesso costruiamo il disegno. Adesso con la matita gli dobbiamo far vedere così. La linea non è dritta, deve essere un po' piegata. Così. Prendiamo il nostro angolare e lavoriamo. Qui prendiamo, no, da sopra, prendiamo un pochino questa parte qua, le dita. Qui dopo dentro lo pulisco da solo. Adesso facciamo da questa parte qua. Invece qui al centro ce l'abbiamo in fisso, quindi dobbiamo lavorare da questa parte, o se no, se volete, potete fare pure da qui, levate l'infisso e lo fate.
fatto così. Storto. Qui al centro pure conviene fare vedere. Adesso con semirotondo dobbiamo far vedere questa parte qua. Intanto famo questa. Ah, qui conviene fare due così. Cominciamo da questo. Il taglio non era tanto profondo, quindi ripassiamo. Dopo si pulisce e così famo da tutte le parti. Per il momento viene così. Abbiamo diviso i pezzi su quale dopo lavoriamo. Dall'altra parte ho fatto uguale. Qui per adesso ho lasciato così, ma finisco prima questi e poi cominciamo con queste parti qua. Adesso con la matita queste parti qua le dobbiamo dare un centimetro più o meno. Dobbiamo fare un taglio così. Le dita sempre reggono, in modo se scivola non mi faccio male. Prendiamo semicerchio ed è questa parte qua. Questi, non i buchi, a questi che scappano. E famo così. È così che deve venire. Di qua sopra dopo lo famo uguale, famo un bordo così. Boh, intanto ci fermiamo e nel prossimo video finiamo sta parte qua e cominciamo la parte sopra. A chi piace il video mettete like, iscrivetevi sul mio canale. Grazie a tutti, alla prossima, ciao.